Buongiorno a tutti dall'Einaudi TG. Oggi ci troviamo a Riccione per intervistare le persone che hanno partecipato al concorso Raccontart HIV. A voi il servizio. Siamo qui con Ida Tacconi, l'organizzatrice di Raccontart HIV. Ci potrebbe dire due parole su questo evento? Sì, questo evento nasce con l'obiettivo di sensibilizzare soprattutto voi giovani sul tema della prevenzione, perché le statistiche indicano che nonostante si parli molto di HIV, di AIDS, continuano a esserci ogni anno 4.000 nuovi infetti e queste 4.000 nuove infezioni stanno toccando molto anche una popolazione giovanile. Da qui è nata l'idea di lanciare un concorso tra gli studenti delle scuole dell'Emilia-Romagna proprio per capire che cosa sapete di HIV, di AIDS, per confrontarvi con gli esperti del settore. Grazie mille. Siamo qui con Francesca Vinci. Ci potrebbe dire due parole su questo evento? Sì, allora, ciao, io sono Francesca Vinci, la referente del concorso Raccontart HIV che si terrà all'interno del congresso ICAR. Questo congresso a livello nazionale ospita medici e scienziati infettivologi. È un congresso che è basato tutto su epatiti HCV e HIV. In questi giorni si svolgeranno praticamente in questi 3 giorni tra riunioni paralleli e corsi per sia medici che per studenti. Avremo anche qui la community, quindi anche proprio malati. E inoltre abbiamo dato la possibilità di poter effettuare un test rapido per l'HIV che si sta tenendo in questo momento in Piazzale Ceccarini. Siamo qui con due infermiere di Ferrara. Ci potreste dire come viene svolto il test dell'HIV? Allora, il test dell'HIV può essere svolto in due modi questa mattina, sia sulla saliva che sul sangue capillare a livello di un dito della mano. Quello salivare è un tampone che viene all'interno della bocca, gengivale, diciamo sia sopra che sotto, e nel giro di mezz'ora, 40 minuti si ha l'esito, che è attendibile intorno al 98-99%. Quello capillare naturalmente è più intendibile, 99 anche quasi si avvicina al 100%, viene fatto in un dito della mano con una procedura un po' più tecnica, diciamo, di quello salivare e l'attesa per il responso è di un'ora. Siamo qui con Laura Seghinolfi. Ci potrebbe dire due parole su questo evento? L'evento ICAR è l'evento nazionale per la prevenzione, per la cura dell'infezione da HIV. Quest'anno abbiamo voluto fare anche una sessione dedicata alle scuole, dedicata ai ragazzi, in modo tale da mantenere alta la sensibilità nei confronti anche di questa infezione. I progetti dei ragazzi sono stati molto creativi o avete visto novità? Cosa potrebbe dirci riguardo a questi progetti? Beh, i progetti quest'anno, a differenza di altre volte, sono stati giudicati da una giuria di artistica, quindi i commenti in questa maniera più appropriati li diranno loro. Noi abbiamo dato un giudizio sul messaggio scientifico che poteva andare bene, però l'aspetto artistico è stato curato ad hoc, quindi la risposta è alla fine della sessione. Va bene, grazie mille. Siamo qui con Andrea Cossarista. Ci potrebbe, dare una sua impressione su questo evento? Beh, siamo molto contenti di avervi qui, come dire, sono molto felice di avere un sacco di ragazzi da tutta la regione ed è la prima volta che viene fatta una cosa del genere, cioè è la prima volta in cui in un congresso scientifico piuttosto importante con rilevanza internazionale invitiamo dei ragazzi a fare qualcosa, cioè a portare il proprio contributo e a fare delle opere che sono giudicate e valutate da giurie di esperti, di scienziati ed altro, per farci capire quanto i ragazzi oggi sono a conoscenza delle problematiche di cui noi ci occupiamo da anni. Altre impressioni sui ragazzi, sui progetti? Io ovviamente li ho visti tutti più volte, molti mi sono piaciuti parecchio e credo che il livello sia assolutamente molto elevato, non solo per quanto riguarda l'impegno che è stato messo, ma anche per alcuni aspetti puramente artistici delle opere in concorso. Grazie mille.